Benvenuti nella cucina di Tommy and the Cooker. Nella ricetta di oggi andremo a preparare il tacchino arrosto. Certe volte vogliamo preparare qualcosa di leggero ma che possa essere anche appetitoso. Oggi andremo a rendere delizioso il tacchino, che la maggior parte delle volte viene definito un tipo di carne non saporito. Gli ingredienti sono coscia di tacchino, rosmarino, salvia, sale, pepe nero e olio extravergine d'oliva. Io ho preparato in precedenza questo sale profumato che ho aromatizzato con delle erbe del mio orto, ma va bene anche del sale comune, potete mettere anche delle erbe fresche. Cominciamo, andiamo subito al fornello. Accendiamo una casseruola a fuoco vivo, mettiamo pochissimo olio. Appena l'olio è ben caldo, mettiamo la coscia di tacchino e la sigilliamo un minuto per lato. Intanto accendiamo il forno a 160 gradi. Poniamo in una casseruola da forno la nostra coscia di tacchino. Prepariamo un leggero condimento. Tritiamo finemente. Prima il sale. E poi le erbe. Le erbe rimaste le uniamo al sale. Una spolverata di pepe, giusto un filo d'olio. Adesso lo copriamo con un foglio di alluminio. In questo modo. E questo va in forno intanto per mezz'ora. È passata mezz'ora, tiriamo fuori un attimo il tacchino dal forno. Lo scopriamo, lo giriamo e qui potete aggiungere un pochino di acqua o, se volete, come piace a me, del vino bianco. Lo rimettiamo in forno. È passata mezz'ora, vediamo se è cotto. Ora lo forerò per farvi vedere che non esce più acqua e per farvi capire che è cotto. È cotto e ora lo tagliamo. Impiattiamo, aggiungiamo un po' di sale profumato, un filino d'olio e il tacchino è pronto. Buon appetito e ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale Tommy and the Cooker.